Il presidente della regione Michele Emiliano e l'assessore alla cultura e turismo Loredana Capone hanno incontrato ieri il presidente della provincia di Lecce Antonio Gabellone con una delegazione di lavoratori della fondazione Ico Tito Schipa. Dopo aver ascoltato i lavoratori della rinomata orchestra, Emiliano ha chiesto a Gabellone un impegno preciso della provincia per assicurare il proseguimento delle attività. «Non possiamo prendere in giro nessuno», ha detto Emiliano. «L'orchestra Tito Schipa non è di proprietà della regione, ma la provincia di Lecce è socia di maggioranza assoluta. E la provincia fino ad ora non ha dato assicurazioni formali sulla volontà di proseguire le attività con un piano di investimenti e di collaborazione con le analoghe istituzioni». «Penso a quella della città metropolitana di Bari, che potrebbe consorziarsi». Io e la Regione possiamo impegnarci a sostenere le attività della Tito Schipa, solo se l'ente che possiede la maggioranza delle quote della Fondazione si impegna, anche nelle ristrettezze del suo bilancio, a voler continuare. Posso chiamare il sindaco di Bari perché inizi a mettere a punto un cammino comune tra le due orchestre, ha proseguito Emiliano. Posso immaginare finanziamenti straordinari, ma solo se c'è la volontà. Spero che in poche ore il presidente Gabellone presenti un piano in tal senso. La Regione, come è successo nel caso del paesiello di Taranto, è pronta a collaborare, ma solo in presenza di documenti credibili che non puntino solo a tirare a campare, ma a creare prospettive stabili per un patrimonio che non è solo salentino, ma dell'intera Puglia. L'assessore Capone poi ha ricordato a Gabellone, in qualità di presidente della Fondazione, che aveva chiesto un contributo straordinario di 160.000 euro. La richiesta è in contraddizione con quanto concordato in prefettura alla presenza del prefetto, del presidente Emiliano e dello stesso Gabellone solo poche settimane addietro. Fu proprio lui, ha aggiunto, a richiedere un contributo di 60.000 euro per il completamento fino al 31 ottobre 2015 del programma artistico. Tuttavia, ha confermato Capone, proprio la fondazione presieduta da Gabellone ha provveduto al licenziamento degli orchestrali e per questo il Ministero ha dichiarato non ammissibile la richiesta di ammissione al Fondo Unico per lo Spettacolo. Loredana Capone, questa volta in qualità di assessore alle attività produttive, è stata impegnata anche su un altro fronte, sempre in merito alla provincia, quello della società Nuova Salento Energia, alla base la trattativa per scongiurare la mobilità anticamera del licenziamento per 20 dei 62 dipendenti. Oggi è stato chiuso un accordo in prefettura, al tavolo con Regione e Provincia, le organizzazioni sindacali. Le società in-house si è impegnata a revocare la procedura di mobilità e questo anche grazie al sacrificio dei dipendenti che hanno acconsentito a una riduzione dell'orario di lavoro.